Primo giorno di autunno! E benvenuti da Ombretta su Arte per Te in questa nuova rubrica Spazio Sostenibile, realizzata in collaborazione con Raffaello Scuola per ricordare in maniera creativa giornate importanti durante l'anno scolastico. E allora cominciamo con la prima delle giornate importanti, la prima giornata di autunno. Oggi infatti realizzeremo un progetto che rievochi questa bellissima stagione e che ci faccia tuffare in essa in maniera simpatica, creativa e soprattutto sostenibile. Spostiamoci di là e andiamo a vedere cosa creare insieme. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri funghetti autunnali. Un tappo di sughero, di quelli da champagne. Un tagliabalsa, mi raccomando, state attenti a non tagliarvi. E poi, per rendere belle e lucenti le nostre creazioni, ci occorreranno anche degli smalti per unghie, quelli che la mamma non usa più, che sono vecchi. Una calamita, un magnete, della colla vinilica, dei pennarelli acrilici o anche degli acrilici a pennello. Cominciamo subito. Come prima cosa, dividiamo a metà il nostro tappo, stando attenti a non dividere a metà anche la nostra mano e le nostre dita. Quindi, quando tagliamo da una parte, le dita saranno dall'altra. Piano piano pratichiamo dei tagli. Adesso dobbiamo modellare la parte inferiore del nostro funghetto per renderla più armonica, fino alla capocchia e tagliamo l'eccesso. Facciamo l'intaglio anche qui e poi piano piano scolpiamolo. La particolarità dei funghi è che vanno rastremando verso il basso. Facciamo il funghetto numero 2, ma questa volta lui sarà un po' più basso, giusto per differenziarli. Questi possono essere naturalmente delle calamite, per come li ho immaginati io, oppure anche dei simpaticissimi segnaposto. Come prima cosa coloriamo il nostro primo funghetto con il pennarello. Passiamo il colore su tutto perché questo renderà coprente la superficie su cui passare poi con gli smalti. Con il bianco coloriamo tutta la parte inferiore e lasciamo asciugare da parte. Nel frattempo prendiamo anche l'altro, che invece sarà un funghetto porcino, quindi avrà la capocchietta marrone e per comodità coloreremo anche la parte inferiore di bianco per adesso. Ma a me non serve proprio bianco, quindi darò una sporcatina di marrone e poi ripassandoci, ecco qui, con del bianco lo renderò il tipico beige di questi funghi. Quindi miscelerò questi due colori. Quando i funghetti saranno asciutti, proseguo con quello rosso, lo ripasserò tutto con lo smalto. Come vi dicevo, questo è quasi finito, quindi ce n'è molto poco ed è un po' grumosetto, ma per questo lavoro
Non mi interessa che sia perfetto. Così potremo finirlo fino all'ultimo senza fare sprechi. Lasciamo asciugare perfettamente. Nel frattempo dipingiamo quello di prima. Lo smalto essiccherà in fretta, quindi in un batter d'occhio saremo pronti per ripassare anche la parte inferiore. Sporco un po' il fusto del fungo porcino con un po' di colore più scuro. Faccio la stessa cosa con questo beige nel bianco dell'altro funghetto. Siamo pronti per eseguire i puntini. 1, 2. Col pennarello sporco il cappello del fungo. Se non avete gli smalti, potete utilizzare i colori ad acrilico e poi ripassare tutto sopra con uno smalto trasparente in modo da dare la lucentezza e la lucidità al funghetto. E adesso è il momento di attaccare i magneti. Quindi un punto di colla sul retro e appiccichiamo. A me piace che si veda che il retro sia di sughero, ma se a voi non piace, pitturateli tutti del colore che più preferite. Io vi suggerisco un nero che sta su tutto. E adesso insieme facciamo qualche altro funghetto, però ti faccio vedere come li coloro prima con i colori acrilici e poi li rendo lucidi con lo smalto trasparente. Questi però li vediamo ad una velocità più sostenuta. Rifilato e colorato, eccoli qui i nostri tanti funghetti. Qual è il tuo preferito? E allora sbizzarrisci la tua creatività e crea
Tanti funghetti da trasformare in bellissime calamite autunnali. Allora, dimmi qual è la tua preferita, lascialo scritto qui giù tra i commenti. Come hai visto, abbiamo usato tantissimo le mani per sfumare i diversi colori. È un trucco facilissimo per far sì che i colori si fondano benissimo tra di loro e creino questi effetti così quasi fiabeschi. Il mio preferito è questo qui. Fammi sapere qual è il tuo. Ora vado ad attaccarli al frigorifero, faccio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao e buon autunno! Mi raccomando, quando andate a cogliere funghi per i boschi, sempre con la gerla, mai in buste di plastica, Fate in modo che le spore ricadano sul terreno e che la natura faccia sempre il suo corso. E se invece non andrete a raccogliere funghi, createne di tutte le specie con i tappi dello champagne e dello spumante, creando così tantissime calamite per rendere la vostra cucina e i vostri ambienti più autunnali che mai. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, condivisione e andate soprattutto a trovare tutti i social della Raffaello Scuola, troverete qui giù i link e naturalmente seguitemi anche su tutti i miei social, Instagram, Facebook, TikTok, ovunque cercate Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Da Ombretta e dallo spazio sostenibile è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao!